Vi do il benvenuto in questa prima domenica di Avvento. Inizia questo anno nuovo liturgico con il Vangelo di Luca, che presto ascolteremo per lasciarci guidare nella nostra riflessione. E allora lo ascoltiamo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore dei mari e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Con un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Catastrofe o conforto? Sciagura o esortazione? Quella pagina che abbiamo appena ascoltato è tutta da decodificare, da attualizzare. Il rischio è quello di rendere assoluto il momento presente, sì, perché tante volte ci troviamo anche noi sperduti, smarriti, circondati dal caos, da una realtà sconvolta da guerre, violenze, disastri ambientali, catastrofi, come se l'opera di Dio venisse messa in subbuglio, in disordine. Beh, del resto, in effetti è proprio questo ciò che il male compie. Il male disfa, il male divide, crea confusione, mescola le carte della vita e ci impedisce di vedere la bontà del Creatore. E allora è logico vivere con quell'angoscia, con quella paura, con quell'ansia che diventano compagne abituali delle nostre giornate. Ma l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è proprio quella di agitarci. L'ultima cosa invece a dircelo è un'altra. E non occorrono neurologi, psichiatri a dircelo. È Gesù stesso che ce lo dice per darci una parola di speranza. Quando pronuncia quelle parole: quando cominceranno ad accadere tutte queste cose, risollevatevi e levate il capo. Quelle del Signore sono parole non per aggiungere catastrofe su catastrofe, non per avere ancora più paura di prima o per incuterci terrore, ma per eliminare la nostra incredulità e per alimentare la nostra speranza, per accenderci un fuoco dentro. Alzati, guarda, dice il Signore, mettiti in piedi, guarda oltre, guarda più in là, dentro le cose che accadono, nella tua solitudine, nella tua paura, nella tua disperazione. Vola alto. Ecco cosa ci dice. Quelle del Signore allora sono parole che ci dicono che la paura si vince non solo con il nostro coraggio, ma soprattutto attraverso la fiducia nella sua parola, nella sua presenza. Ci dicono che la nostra storia è nelle mani di Dio, di un Dio sempre pronto a raggiungerci, un Dio che prepara un nuovo inizio, che scioglie e sceglie davvero di farsi carne tenera da accogliere, da accettare, da accarezzare, un Dio che viene ad abbracciare la nostra umanità. Ecco queste parole. In fondo la nostra è una storia di amore che viene annunciata con la liberazione che è vicina, che è a portata di mano, che è possibile anche per noi. Ma questo non significa che questa liberazione accada magicamente in modo automatico. No, per questo risuona allora l'invito ad essere attenti, a svegliarci dai nostri torpori, dalle nostre tranquillità, pigrizie, superficialità. È l'invito a liberarci da ciò che distrae il nostro cuore e fa perdere il contatto con la realtà, con la vita concreta. Il Vangelo allora ci invita a non scoraggiarci di fronte alle avversità, ma piuttosto a ritrovare la capacità di appassionarci al quotidiano,
a riscoprire la cura del cuore, la cura del nostro desiderio, dei nostri sogni. Eh sì, perché il nostro futuro è legato alla qualità dei nostri attuali desideri, di ciò che adesso abbiamo come sogno, come prospettiva per raggiungere. E allora, se guardiamo alla realtà come le cose inconsistenti, superficiali, superflue, dettate magari dall'egoismo, dall'avidità, dall'arroganza, dall'ingordigia di territorio, di potere, di prestigio, beh, in fondo non facciamo che appesantire il nostro cuore e costruiamo un futuro di disumanità, di ferocia, di brutalità. Ma se invece aspiriamo realtà alte e sogniamo la bellezza, la verità, la giustizia, la misericordia, contribuiamo a edificare una cultura della convivialità, della comunione, della pace. E l'alternativa cristiana a questa crescente spirale di aggressività, di malvagità, ci viene ancora dal Vangelo, quando Gesù ci invita alla preghiera, questa attesa vigilante della preghiera. Sì, la preghiera è quella che ci aiuta a costruire la relazione vera, personale, profonda con Dio. La preghiera in fondo ci regala il respiro stesso di Dio, ci dà la forza per non subire la vita in modo passivo, ma invece di viverla con una fede operosa, che sa ancora vibrare per i drammi e le domande vere della gente che incontriamo. Allora non restiamo sulla difensiva, non lasciamoci sballottare dalla retorica di questa fine del mondo che continua ad essere ripetuta, ma accogliamo l'invito del Vangelo ad essere donne e uomini in piedi, a testa alta, gente dallo sguardo profondo, perché il Dio che viene non è uno che passa, ma rimane con noi, è stabile e ci rende stabili, forti, coraggiosi. Viene il Signore, è qui, nella nostra storia personale e comunitaria. È sempre pronto a ricominciare, a fare nuove tutte le cose insieme a noi. E allora a tutte e a tutti scenda con abbondanza ancora la benedizione del Signore.